Piazza San Pietro in attesa. Domani inizierà il pontificato di Papa Francesco e la capitale si prepara ad accogliere capi di Stato, fedeli e TV di tutto il mondo. Sono previste 1 milione di persone. Un'attenzione che fa il paio con la comunicatività di Bergoglio, che sembra aver già conquistato il cuore del popolo cattolico e non. Soy de Panamá. Che cosa ne pensa di questo Papa Francesco? Che è un papa latino, è argentino, parla spagnolo. E credo che è una figura molto buona, è un papa molto buono. Questo papa ha coinvolto molta gente, è entrato nei cuori. Apprezziamo la modestia, l'umiltà anche nel vestiario, nella scelta della croce di ferro, appunto di un abbigliamento più modesto rispetto allo sfarzo che vedevamo solitamente in Vaticano. Pensa che è una persona bella di cuore per i cittadini italiani, argentini, francesi. Sono 132 le delegazioni dei paesi e delle organizzazioni internazionali che finora hanno comunicato la loro presenza alla messa di inizio pontificato di Papa Francesco. La più numerosa sarà quella argentina. Per l'Italia, oltre al capo dello Stato napolitano, ci saranno Monti e i neopresidenti delle Camere Grasso e Boldrini. Bergoglio ci ha già abituato alle sue iniziative spontanee e probabilmente anche domani la cerimonia eluderà in parte il protocollo previsto. È stato detto che lui farà un lungo giro con la Jeep attraverso i fedeli, andrà avanti e indietro. Padre Lombardi ha proprio detto un lungo giro. Per cui chissà quando inizierà questo giro e soprattutto chissà quando finirà. Probabilmente bacerà persone, vorrà incontrare bambini, fedeli, insomma vorrà avere un contatto diretto con quello che è il cosiddetto popolo di Dio. L'omelia della messa sarà con ogni probabilità centrata sui temi pastorali e sarà l'occasione per capire quale sarà il comportamento della Chiesa sui temi sensibili. Ci sarà un momento in cui si rimarrà magari delusi da questo nuovo Papa così rivoluzionario? Allora, di rottura sì, io penso anche molto però per lo stile, questo senza dubbio, perché in fondo se andiamo a vedere alcuni messaggi di Benedetto XVI non erano poi così distanti da Papa Francesco, però Papa Francesco probabilmente ha un modo di comunicare, di porgersi verso gli altri che è nettamente diverso rispetto ai suoi predecessori, qualcuno per esempio ricorda Giovanni XXIII come stile. Delusione, dipende da che cosa si intende per delusione, penso che chi vedrà in lui un progressista capace per esempio di dare il via libera alle unioni di fatto rimarrà molto deluso. Per venerdì è previsto invece l'incontro con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Sabato quindi in elicottero il trasferimento per mezza giornata a Castel Gandolfo per l'incontro con Benedetto XVI.